I pisani apprezzano molto l'ironia del vernacoliere in particolare. Sì, è vero che lo comprano più pisani che livornesi? In proporzione sì, in proporzione sì, forse sono più intelligenti in questo, cioè sono più abituati a leggere. Il livornese mangia, beve, tromba, caca, però in quanto a leggere... Non hai capito? Non è molto portato. Non so cosa vuol dire leggere. Allora... Voi avete capito che il vernacoliere sta la lingua italiana come... No, guarda che per scrivere il vernacolo bisogna sapere molto bene l'italiano. Sì, soprattutto alcune frasi idiomatiche. Ruffini ti faceva notare la E con l'accento acuto. Si diventa anche un po' maestrini, ecco, magari, sai, di vernacolo. Ecco, se voi adesso avete in mente la figura di Minni come... La topa, dici? Ecco no, capito? No, la topa di Topolino. Mi stavo preparando per gradi, grazie però per la traduzione. Certo, allora, spieghiamo con Roberto Pavone qual è stata l'epopea, chiamiamola così, del vernacoliere. Tanto siamo fuori da ogni fascia protetta. Una delle epopee. Poi ci sono anche i pisani, certo. C'è il Papa, c'è Berlusconi. Ci sono i generali. Il presidente della Repubblica, il nuovo, le livornese, Ciampi. E allora guardate la locandina del più feroce giornale di satira italiano, il livornesissimo vernacoliere. Questa è quella che avevo visto io. Ah, Eva Enger. Eva Enger al posto di Emilio Fede. Sì, Berlusconi è stufo di farsi leccare soltanto il culo. Beh, ragazzi, questa è una... Questa è clamorosa. Livorno è tutta sesso. L'ha visto, lei è venuta, no? La prima cosa che... Bella topa, dice. Chi ha paura o si scandalizza per le parolacce ha sbagliato giornale, perché senza quelle il vernacoliere semplicemente non esisterebbe. E invece la sua gloriosa storia va avanti da oltre un quarto di secolo. A suo modo un fenomeno editoriale che ha già in tasca il record di giornale satirico più longevo d'Italia, anche se nato e confezionato in una piccola città. Un record ancora più meritorio se si considera l'approccio un po' snob all'impresa, che da sempre rifiuta la pubblicità ed ha scelto di campare grazie solo ed esclusivamente ai lettori, che non mancano ogni mese oltre 40.000 copie vendute. Un piccolo miracolo che ha un nome ed un cognome, quello del suo fondatore, settantenne Mario Cardinali, e della sua originale idea di linguaggio, usare solo ed esclusivamente il dialetto di Livorno. Il vernacolo livornese ha già di per sé come linguaggio una valenza dissacratoria. Ecco che allora certe cose dette in italiano non avrebbero lo stesso scopo, anzi la stessa finalità, lo stesso esito dissacrante che hanno invece in vernacolo. È con lo slang labbronico che questo signore ha accompagnato pezzi importanti della storia del paese, col timbro dell'ironia che non risparmia niente e nessuno, politici e potenti. Un'originale forma di giornalismo paradossale che nasce nel 1982 che si afferma a suon di locandine che qualcuno ha definito un monumento linguistico. La prima locandina storica è del dicembre 1983. Il governo ha da poco messo una nuova tassa, la SOCOF, sovrimposta comunale sui fabbricati, e subito Mario Cardinali rincara la dose con la SOGOT, che sarebbe. La cosa non passa inosservata, il giornale viene denunciato per offesa al pudore, vince il processo e trionfante annuncia. Nel 1984 a Livorno esplode il caso dei falsi modì, uno scherzo ordito da tre studentelli che fanno ritrovare nel canale della città tre teste, tre sculture che critici ed esperti si affrettano ad attribuire alla mano dell'artista livornese Modigliani. Una storia ridicola che il vernacoliere commenta così. Non si contano le botte di campanilismo e dunque le sferzate agli odiati pisani. Ambrogio? Signore? Inevitabile lo sberleffo ad un noto spot pubblicitario. Bravo Ambrogio, pensi proprio a tutto. Non c'è snodo di cronaca, politica o costume che sfugga al sarcasmo. Quando esplode la grande paura dell'AIDS, ad esempio... Nel periodo della caccia al mostro di Firenze, una pista. E quando l'Italia partecipa alla guerra del Golfo, si scherza anche su mafia e stragismo, ci si interroga su chi sia il grande vecchio. Risposta. E sulle cinture di sicurezza per gli automobilisti diventate obbligatorie. 1987, la pornostar Cicciolina viene eletta in Parlamento. Nell'89 il PC cambia nome. E arriviamo ai primi anni 90, la stagione di Mani Pulite, che segna un'impennata nelle vendite che raddoppiano con titoli tipo
1994, la discesa in campo di Berlusconi e la sua prima vittoria ai danni di Occhetto. Nel 96, quando invece vince il centro-sinistra, il Bernacoliere, parafrasando un noto slogan, scrive: e quando nel 2001 si torna alle urne, e così andando, fino ai giorni nostri. Lucarelli si stava ammazzando dalle risate. Io vorrei fare in primo luogo un complimento a colui che ha steso questo commento, sintetico, essenziale, molto molto ben, certo, fatto. A parte una certa insistenza su un, animale, su un argomento molto preciso, sì, diciamo, su quella particolare che delinea il tutto della femminilità. Ma diciamo, non è, che dolce. A Livorno non è assolutamente, non ha niente di, osceno, bella tupina, okay, la nonna, la nipotina, sì, bella topa, sì, per, sì, di bella ragazza, è un epiteto di familiarità comune per la topa Livorno. Ci vuole mettere al centro la sessualità per poter... Ma vedi, la sessualità è uno degli elementi costitutivi della filosofia livornese, anzi si parlava di livornesità. La volgarità è un concetto, vedi, la volgarità è uno spolocchio fino a... Guarda, ti cito quel che disse una volta Oreste Del Buono, che è stato un grande estimatore del Bernacoliere. Pur essendo Elbano, E diceva, sono orgoglioso di essere dello stesso distretto del Bernacoliere, lui diceva così, del distretto. Scrisse, dice, io conosco il Bernacoliere praticamente da sempre, ne dico tutto il bene possibile. Fa vera satira che non cade mai nella volgarità che è la vera banalità, non cade mai nella banalità che è la vera volgarità del nostro vivere quotidiano. La volgarità è qualcosa, è la stupidità, oppure è l'ovvio. L'ovvio. Sì, dire le parolacce come si sente in televisione fino a se stessa, sdoganare certe parole in funzione del contenuto. Non è più la parolaccia, però è il concetto che per gli altri è insopportabile, la parola magari la sopportano di più. Paolino, voi di nuova generazione, diciamo, livornesi di nuova generazione, rispetto alla, a questo lascito ideologico... No, come no, imponente? No. Ma io sono pienamente d'accordo, cioè il discorso sulla volgarità è evidente, cioè, ma io credo che anche ragazzi, alla fine il messaggio da dare è quello che è molto più volgare uno schiaffo che dire vaffa, no? Cioè alla fine la volgarità è un termine che secondo me è più attribuibile alla persona piuttosto che alla parola. Il Bernacoliere, questo è un concetto che lo ha fatto stravincere negli anni, perché alla fine è diventata quasi una rivista chic, no? Praticamente quasi intellettuale, addirittura rivalutata anche da alcuni. Per esempio con il Nido del Cucuro, che è il gruppo che un po' non rappresenta, si fanno a volte dei ridoppiaggi di elementi anche abbastanza volgari, e lo facciamo con estremo divertimento. Insomma, secondo me laddove c'è una parolaccia a volte c'è anche tanta bontà, insomma, non c'è mai... Perlomeno c'è divertimento, poi a ciascuno decidere se è di suo gusto, di suo gradimento o no. Facciamo vedere una cosa abbastanza pensiero.